Oggi lo sciopero nazionale del trasporto pubblico ha fatto sentire i suoi effetti anche in provincia, con corse di treni e bus saltate, traffico intenso in città. L'agitazione è stata proclamata dai sindacati di categoria per le continue aggressioni ai danni del personale a bordo dei mezzi e nelle stazioni. ASF Autolinee comunica che l'adesione complessiva del personale, registrata alla fine dell'agitazione di 8 ore, dalle 8.30 alle 16.30, è stata del 61,7%, percentuale che sale al 75% per gli autisti degli autobus e scende al 26% e al 12% rispettivamente per il personale di officina e tra gli impiegati. Mobilitazione dalle 9 alle 16.55 invece per gli addetti della navigazione Lago di Como, fino alle 17 invece per gli operatori del trasporto ferroviario. Corse dei treni cancellate, metropolitana chiusa Milano, forti le ripercussioni sulla viabilità che hanno interessato anche il territorio comasco. In particolare traffico congestionato in mattinata a causa degli spostamenti di quanti erano diretti a scuola e al lavoro. Con il termine dello sciopero e la graduale ripresa del servizio di trasporto pubblico, la situazione è andata via via normalizzandosi in serata.